Ciao a tutti, come state? Spero bene, io sto bene, dai. Sono qui in macchina. Ah, è la macchina sostitutiva, come potete notare, non è Stellina, che è la nostra macchina, perché appunto Stellina uno è andato addosso alla portiera al lato sinistro del guidatore e si è andata a rifare nuova. C'è la portiera davanti, sono sicuro quella dietro, non so. Vabbè, comunque, a parte questo, sono appena uscito dal lavoro e mi è venuta a prendere mia mamma perché oggi è così. Cioè, stamattina ho letto questo, l'ho preso qui alla biblioteca di Lecco, come potete vedere, perché ha due bollini rossi e quando ha i bollini così è la biblioteca di Lecco, vabbè, che poi c'è scritto qua sotto, Biblioteca Civita Lecco. C'è scritto qua, comunque. Ed è di sempre. Cioè, questa qui è la linea. Le letture, edizioni EL. Ah, EL! Non è Mondadori, EL. Ok, va bene. Edizioni EL, non so neanche se esistano più queste edizioni. Comunque, sono quelle con i vari colori rosso, verde, blu, giallo e arancio. Arancio diciamo che è quello per più grandi, quindi perché ormai legge qualsiasi cosa o quasi. O sapete che sono per bambini, no? Ragazzi. E in questo caso è il prato arancione. Mi sa che sono io che ho lo schermo sporco e non è la fotocamera che è sporca. Il prato arancione di Donatella Bindi Mondaini, sì, è la stessa scrittrice del mulino, sì, il mulino, l'isola dei mulini, è la stessa. Questo però addirittura è più corto, scorre la contava a 90 pagine, questo qua ne conta. Ah, qua mi si è staccato il. Questo qua a casa con la colla lo attaccherò. Ed è. Cioè, è stato preso il 13 settembre 2013 e basta. E poi l'ho preso io oggi il 25 aprile. Sì, me l'hanno stampato al contrario. A casa lo attaccherò perché potete vedere che è ingiallito un po'. Beh, cioè, è vecchio nel senso è attaccato da un po' il. Qui quindi si è staccato. Ah, questo invece è un ritaglio di carta che utilizzo io come segnalibri per evitare di prendere tutti i segnalibri dalla biblioteca dopo averne un miliardo. Faccio questi pezzoni di carta. Comunque, di cosa parla? Come quell'altro parla di una vacanza estiva, però in questo caso c'è sempre l'isola, però in questo caso c'è anche ad avventura anche questo, però ci sono i due protagonisti, la ragazza con i suoi fratelli e i cugini, e fanno questa bellissima vacanza in quest'isola dove ci sarà un piccolo piccolo mistero, perché appunto non voglio dirvi troppo, appunto perché dura 67 pagine. E a ogni inizio capitolo ci sono delle immagini, ok? Queste sono il padre e la madre della protagonista. Ma quanto cavolo mi piacciono queste edizioni? Ma quanto cavolo mi piacciono? Vabbè, ce ne sono un casino altre. Peccato che è rovinato così. Non sono stato io, ovviamente, ce l'ho trovato così purtroppo. Non so chi sia stato, però. Ah, e dentro era così, cioè vuol dire che era stato preso altre volte. Però poi chissà chi l'ha strappato e così. Quindi sicuramente non l'ho preso, cioè non l'ha preso solo un'altra persona, perché. Ma a parte questo, cioè, ma raccontiamomi la storia. Ma è tutto spoiler la storia, se ve la dico. Vabbè, comunque, su quest'isola incontrano due oggetti, ok?
che sono un pic e risolvono questo piccolo mistero. Alla fine finisce tutto bene, le vacanze continuano, finisce così che le vacanze continuano. Voto 5 stelle perché la scrittura di questa Donatella Bindi Mondaini mi piace tantissimo. Ah, c'è la macchina quella davanti, non riuscivo a capire perché. E quindi sì. Se volete svagarvi un'oretta, sì, un'oretta, ve lo consiglio assolutamente perché io l'ho letto in un'oretta, diciamo. L'ho iniziato in biblioteca, poi sono andato e ho aspettato ad entrare al lavoro e l'ho continuato a leggere. Poi ho preso altri libri che io ogni tanto, cioè ve li faccio vedere, però non so, preferirei aspettare a farvi vedere così ve ne parlo, quindi ok. Ditemi sempre se il libro, in questo caso, il Prato Arancione. Ah, perché il Prato Arancione? Perché loro si chiamano, cioè, tutti i fratelli e i cugini fanno questo club, appunto, e si chiamano il Prato Arancione tra di loro. Comunque. Ah, ma che cavolo qua è alla cloud? Non lo so, vabbè. E vabbè, leggetelo. A chi lo consiglio? A chi piacciono le storie d'amicizia, a chi piacciono le storie d'amicizia ambientate in estate, le piccole avventure estive, cioè avventure nel senso non avventure romantiche, avventure nel senso di amicizia, di divertimento, ecco, avventure divertenti. E così, a chi sa abbastanza termini, non è complicato per niente, ma io lo dico che ho 20 anni, cioè magari un dodicenne, lo trova normale, cioè che ne so, magari per uno che ha l'età del libro 7, 8, 9 anni, non so come lo può trovare, cioè capitemi, no? Ok, quindi sì, ve lo consiglio assolutamente. Quindi ditemi cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, commentate, mettete mi piace, guardate altri due dei video, uno dei due video che vi consiglio, cioè che vi metto qua. Uno è quello che YouTube vi consiglia e l'altro invece è il precedente che ho caricato. Quindi noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!